Ciao a tutti Cugge e ben ritrovati al vostro Andrelink 91 su Pokémon Light Platinum. Dunque oggi dovrei avventurarmi all'interno del Monte Zeri, ma sinceramente non so cosa mi aspetta. Non so se effettivamente devo trovare per forza Surf per attraversarlo. Abbiamo tantissimi Pokémon selvatici ovviamente ad aspettarci. Dunque cambio subito in Manectric perché voglio portarlo a 40 come ho già detto. Ma la cosa bella è che ho dei max repellenti, repellenti max che uso subito. E non dovrei avere problemi a incontrare Pokémon al di sotto del 33. Del 35 voglio dire. Dovrei incontrarli selvatici dal 36 in su. Ma non penso ci siano oddio, perlomeno quel Bronzor era a livello... Boh, non ce l'ho fatta con un Tackle. Era a livello 33? Forse ci sono anche livelli più alti, non lo so, staremo a vedere poi nel corso della storia, nel percorso, sì, ha senso. Questo è un allenatore, ok, questo vuole preservare le foreste. Allora, non so se effettivamente ci sono, come dire, strumenti nascosti nelle rocce. Perché praticamente la Game Freak da diversi anni nasconde sempre, no, oggetti nelle rocce, nei cespugli. Aia, che dolore. E quindi insomma, no, non so se effettivamente l'autore di questa hack abbia fatto una cosa del genere. Allora vorrei fargli dimenticare il taglio, ma perché la lacerazione è potente, ma anche Body Slam 85, cioè di potenza e accura, sì. La precisione 100. Ma facciamo una cosa. Dunque, è molto buona Ipnosi in questa generazione perché ha 60 di precisione. E cavolo, botteliamo un po' Fake Out a sto punto, dai. Ha un Golem, wow. Muten mi torna utile. Non mi ricordo se Squirtle è il primo Pokémon che potevo scegliere. Non mi ricordo sinceramente neanche come iniziava questa hack. Mi ricordo solo che mi sono ritrovato a Squirtle in squadra, non mi ricordo per quale motivo. Allora, intanto revitalizzo Manectric che c'è morto male, poverino. Ah, però non ho comprato le super pozioni? Strano. Le vendeva quel negozio. Ok, questi massi così strani. Niente, nulla di che, l'ha messo eccoci a casa. Ok. Più vado avanti, più questa hack mi piace. Il problema però è che poteva farla un pochino più, diciamo, poteva perderci quei 5 minuti in più per evitare l'effetto di porta che si apre quando appunto attraversi un'entrata di una grotta o di una casa, comunque sia. Ma vabbè, piccole cose, ma comunque sia una ROM su cui c'è un lavoro, non dico piccolo, ma insomma non è che ci sia tutto questo grande lavoro dietro, visto che comunque sia molti PNG hanno lo stesso testo, come si può dire, c'è una parola specifica ma non mi ricordo come si chiama, praticamente ripetono le stesse cose e quindi insomma alla fine non è che sia poi tanto difficile praticamente mettere il suono che quando attraversi una grotta o una casa non c'è l'effetto di porta scorrevole, ecco. Questo mi dà il Root Fossil. Potevo revitalizzare lo Sky Fossil perché stavo editando il video di quando sono arrivato qui a Grumman City ed effettivamente un tizio mi dava Sky Fossil che io non mi ricordo cos'era. Però non l'ho revitalizzato, effettivamente volevo farlo off screen. Ma poi una cosa o un'altra mi sono dimenticato. Quindi non so, magari mo arrivo alla prossima città, vedo cosa c'è da fare. Poi magari backtrack un pochino. E vedo se effettivamente... Montezeri comunque si sta rivelando abbastanza grandicello, non è piccolo. Questo sta cercando di catturare uno Zubat. Sei in un punto della storia abbastanza avanzato e ancora non hai catturato uno Zubat. Ah, allora, Body Slam. Ah, vero statico. Beh, volevo evitare fino all'ultimo, ma non ce l'ho fatta. Wow!
cazzo se toglie Fanghiglia. Complimenti, Gastrodon. Ok, niente di che. Oh, 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 pietra tuono. Allora, avevo cercato nelle FAQ per vedere dove trovare la pietra focaia. Si trova molto più avanti nel gioco, molto molto più avanti. Quindi non è ancora tempo per far evolvere Growlithe. È una cosa che un po' mi dà fastidio perché potevo farlo anche evolvere presto. Ecco, un'altra cosa che ha fatto il Lager della ROM: ha messo lo stesso pattern di Pokémon e di attacchi per tanti altri allenatori. E che non è una cosa buona quando si lavora ad una ROM. Cioè, tu devi farla più variata possibile. Posso capirlo farlo con un paio di allenatori, con tre, con quattro, ma ripetuti più e più volte alla fine un po' scoccia, sinceramente. Sono troppo sottolevellato. Accidenti, dovrei stare già a 45 con tutti, veramente. Per il livello che stanno loro. O meglio, almeno tutti quanti a 40. Però Manectric. Oh, fermi. Jasmine contro Steve, era per caso? Manectric deve vivere, Manectric, porca miseria. Allora, vediamo un po'. Ricarichiamo. Terra, è meglio che ti arrendi. Ah, quindi è la... quella del team Steam. È meglio che ti arrendi, Terra. Sei circondato da me e dalla polizia. Dalla polizia Pokémon addirittura. È meglio se ti arrendi ora per un interrogatorio. Oh. Col cavolo, Steven, proprio. Prima dovrei sconfiggermi. Steelix usa terremoto. Metacross usa psichico. E penso... io pensavo vincesse terremoto di Steelix. Allora, o quello Steelix è appena evoluto da un Onix al livello 9, perché il livello minimo per trovare Onix è 9. Oppure boh. Terra, sei sotto arresto in nome della società Pokémon e della polizia Pokémon? Società Pokémon... dal comune? Una cosa del genere? Guardie, prendetela! Ok. Ritorna Metagross. Che sollievo, Tara. Finalmente siamo riusciti a catturare uno dei capi del Team Steam. Possiamo interrogarla per capire i loro piani e lavorarci il percorso prima... e fermare prima che e fermare i loro piani prima che accadano. Cioè, allora, stavo leggendo un testo assurdo. Non ci stavo capendo niente. No, perché non capivo quello che stavo leggendo. Ti farò sapere se troviamo qualcosa. Questo è un grande raggiungimento per la società Pokémon. Ok. Oh, surf me da Steven, perfetto. Ok, quindi ora siamo all'uscita della caverna. Ecco, si apre la porta scorrevole. È un'allenatrice, così a caso. Oh, guarda, proprio i Pokémon precisi al momento preciso, Oh, no, potevo cambiare, merda. Ah, cosa faccio? Mi sono sbagliato. E non ha ovviamente Squirtle, o meglio, Wartortle, perché ce l'ho io. Allora, ho visto Pikachu con dei colori inusuali. Pensavo fosse malato, ma dato che ho scoperto che ci sono i Pokémon Shiny che hanno differenti colori, ero tranquilla. Yeah, girl. Sì, bambina. Ok. E quanto ci manca? Oh, un piccolo Charmander. Oh, un piccolo Bulbasaur. Bulbasaur è per i gay. No, scherzo, Bulbasaur è tosto. Anzi, è il miglior starter per la prima gen, veramente. Solo che molti non lo riconoscono, perché sono troppo orgogliosi. Ok. E' questo che vuole catturare Zubat. Ho detto tutti quanti lo stesso testo. Uffa. Percorso 412. Questo passaggio per il Monte Zero ti porta a Gromit City. Ma io... oh cavolo. Oddio, no. Solo Muten.
Ok. Andiamo a Muten, usa Surf. È un Lapras! Oh mio Dio! Perché? Cioè, ero impegnato a guardare Lapras. Ok, carina la scenetta. Ma perché lei si è messa una maschera davanti? Ma soprattutto, mi sto chiedendo ora, perché l'ho chiamata tale personaggio? Cioè, io mi faccio domande dopo episodi ed episodi, dopo ore e ore. Nidoran? Potevo cambiare, ma no, c'ho il boost della pioggia, quindi ok. Tu? Luxio, ok. Guarda, se vuoi te lo catturo io. 100.000 euro. Veri però, no finti. Vuole comprare una good road. Un ammo buono. Ah, Gastrodon, quanto ti odio. Gabite, ah, Gible, avevo detto Gabite. Oh, che surf allora. Madonna, Hype no, è proprio madosca. È subdolo, puzzone, gli puzza la faina. Ehi. Andiamo un po'. Dovremmo essere vicini alla prossima città, credo oramai. A questo punto penso di sì, Battiamo anche sto nerd. Come mi ha avvelenato. Allora, ho scoperto che in questo gioco effettivamente l'unica mossa elettro che fa contatto è Scintilla. Perché le mosse elettro sono speciali, non sono fisiche. Quindi mo che facciamo? Non lo so. Io boh, non so se effettivamente devo andare di qua per la strada. Ma a quanto pare penso di sì, Penso di stare andando per la direzione giusta, ma non voglio andare nella direzione giusta. Io voglio andare in quella sbagliata per esplorare il più possibile. Madonna! Cosa ha fatto? Cos'era quella mossa? Perché non leggo e vado veloce? Ho un grosso problema, oltre a problemi mentali. No, non voglio fargli imparare agilità. Perché purtroppo non è come la prima gen. Nella prima gen più sei veloce più fai danni. Cioè fai brutti colpi, voglio dire. Qua per sfortuna o fortuna non funziona così. Ah, quindi bastava andare di qua. Quindi tutto quanto si ricongiunge. Si congiunge. Nidoran è il mio Pokémon più amato o preferito. Ah no, ok, allora. Ah, qua c'è un'altra trainer, un'altra nerd. Usato in senso buono, ovviamente. Non ho più revive. Ho solo un max revive che vorrei vendere. Spero non abbia Gastrodon, ma so già che ha Gastrodon. Ci scommetto le palle. Ci scommetto le palle che ha Gastrodon. Ah, no, è una bug catcher? Allora forse no. Potrei essermi sbagliato. Ah, ma qua è il periodo delle bug catcher. Ho capito. Peser, ok. Oh, wow, quanti danni Pikachu. Allora, se va KO un solo altro Pokémon, cambio. Cioè, revitalizzo al massimo uno. Perché purtroppo ho solo max revive. Anche se, aspetta. Cazzo. Ok, fatta. Vorrei parlare. Ci parlo. Sei una relatrice, ok, se no amen. Ok. Questi perché non fanno le Oh mio Dio. No! Ho visto cose che non volevo vedere. Vorrei evitare di revitalizzare. Rosso. Guarda un po' chi c'è qui. Penso che il destino ci stia. Stia dicendo che siamo rivali nella nostra avventura. Branding us. Ci voglia far essere rivali. Oggi ti mostrerò i risultati del mio allenamento. Non lo voglio vedere i risultati. Non li voglio, non mi interessa.
Sono cazzi tuoi i risultati che fai. Non hai risultati. Non ce li hai, basta. È stata una bella lotta, alla prossima. Ma cosa? Ma perché non ho preso questa Pokéball io? ATM 18. Oh, fermati. TM18, che roba era? Ah, Raindance. Ok, due ce n'ho poi, figurati. Ah, perché pensavo che era una Pokéball di quello là vicino. Niente. Pensieri miei, allora. Ho sbagliato, ok. Dovremmo essere... Porca puttana. Serenity City. Sì. Ma ci arriviamo serenamente? No. Quanti devo affrontare ancora? Vorrei evitare il più possibile, non tanto gli allenatori, ma di arrivare alla prossima città senza dover usare Max Revive. Questo qua è una good road. Qua ci devo passare per forza. E niente, devo affrontarli per forza. Ah, oddio, non assorba acqua, no. Mi sono un attimo cacato in mano. Dai, su. Vediamo un po'. Magnet. Ok. Fermati tu. Ha un Meltak e un Tarox e vuole uno Snorlax. È un po' difficile, tesoro, fare una cosa del genere in Pokémon, eh. Te lo dico giusto per esperienza. Che impara Skull Bash? Sei matto? Oh, oh, dai, dai, dai. Dai che ci siamo. Ti prego. Non altri allenatori! Proprio al limite! Guardalo, c'era solo una. Oh, è vero, è vero, è vero. Ok. Un'altra! Ma perché? Quanti? Ok. No. No. Non voglio combattere contro di te. Guardalo! Guardalo! Sta a guardare la Pokéball, il pezzente. Veramente volevo combatterci contro quello, ma sinceramente non volevo, non potevo. Dovevo arrivare alla città. Quanti cazzo di allenatori ci ha messo? Dai, basta, su. Allora, Team Steam, questa è l'ultima offerta che vi facciamo. Arrendetevi ora e nulla mi succederà. Abbiamo già catturato terra, quindi è meglio per voi se smantellate le vostre operazioni. Ufficiale, sono impressionato dal vostro coraggio, ma non ho tempo per giocare con voi. Devo muovermi velocemente. Addio, amici. Vado a salvare il mondo. Ci sono sfuggiti dalle grinfie di nuovo, ma sono sicuro che la società Pokémon li fermerà. Ok. Dunque, è City o Town? Ah, c'è una palestra allora. Facciamo una cosa per non commettere gli stessi errori. Mi vorrei mangiare le mani da solo per quello che è successo, guarda. Volevo affrontare tanto quello, ma mi era impossibile in quel momento. Allora, andiamo a sfidare anche l'ultimo nerd qui. E poi vediamo di concludere l'episodio. Oh, Waterstone, non ci faccio nulla. E non era un allenatore questo. Mi serve una Firestone. Non so sinceramente dove trovare la Firestone. Ok, affrontiamo la palestra. Palestra di chi è? Rainer, tipo elettro. Merda. Sono questi i momenti in cui vorrei avere un Pokémon terra. Cosa devo fare? Non c'è nessuno. Non mi è chiara sta faccenda. Percorso 400. Che succede, ragazzi? Devo andare qua prima? Ah, la centrale elettrica. E certo, Team Steam ha i suoi affari loschi da svolgere qui. No, però lo scientista. Lo scienziato Cater vuole lottare. Vorrebbe lottare. E madonna, guarda un po' che c'ha un Pokémon fuoco davanti. Contro un Pokémon che ha assorbi fuoco. Come si chiamava quella mossa che assorbe le mostre tipo fuoco e non ti fa colpire? Non mi ricordo sinceramente come si chiama. Però con questa musichetta tranquilla davanti.
Cioè, allora, ci sta gente che mi sfida, gente che non mi vuole sfidare. Dai! E dai che ce la fai, grande. Allora, qui che abbiamo, qui. TM25. Era ora che imparasse qualcosa di potente il mio Pikachu. Oh, eccolo il capo palestra, va, deve essere quello. Non mi sono sbagliato stavolta. Thunder! 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 Ok, basta ora. Capo palestra è pronto alla fine. Ora possiamo riconnettere le turbine e creare potenza. Finalmente la potenza è tornata. Ora tornerò alla mia palestra. Parla da solo lui, è un soliloquio. È un soliloquista. Ehi, stai bene? Stavo lavorando per riparare l'impianto della centrale elettrica. Io sono Rainer, il capo palestra di Serenity City. Ora che la potenza è tornata, tornerò alla palestra. È tutto un tornatorna qua. Ok. Non credevo possibile una cosa del genere, ma a quanto pare dovevo andare a cercare il capo palestra con le mie gambine e poi andare ad affrontarlo. Bene. Infatti mi sembrava strano che nella palestra non ci fosse nessuno. Ma voglio vedermi un attimo la mappa della città di Zeri. Mondo. Allora, dopo qua devo... Io sto a Serenity City. O vado a Drake Brief City. Ma Drake Brief City credo che sia bloccato il passaggio. Qua non ci potevo andare. Quindi scendo, arrivo qui. Ah, c'è Marfany Lake. Ok, quindi arrivo qua. Devo andare o al monte qua sopra e poi scendere qua giù e poi andare a tutte quante queste altre vie qua. Anche se penso che io ci debba andare dopo per qualche ragione. Secondo me non posso andare oltre questo punto perché non c'è niente. Devo andare a Drake Breath City. Ok. E prendere la settima medaglia. Qui c'è l'ottava. E poi posso andare alla via Vittoria. E arrivare quindi al campionato di Zeri. Poi, come post game, ci saranno anche queste città. E sono siti. Loro in champion. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 e 8 sono altre 8 città con palestre. Cazzo, ci sarà un bel po' da fare allora dopo il gioco. Ok. Ah no, aspetta, mi sono appena accorto che lui chiama tutte quante siti. Ma che palle. Quindi non si sa con preciso se devo andare qui o no. Tranne Yellow Town. Ah no, aspetta. No, ho capito. Sì, sono tutte quante città grandi. Infatti quelle piccole sono con il coso blu, con il pallino blu sono segnate. Perfetto, allora, quindi devo affrontare altre due palestre oltre a questa. E poi avrò accesso alla Lega di Zeri. E poi dopo ci sarà un post game. Quindi penso che altri 5-6 episodi. Non posso fare un pronostico troppo azzeccato. Comunque sia, Gugge, per questo video la finisco qui. Nel prossimo sconfiggerò il capo palestra di questa città e con un po' di fortuna cercherò di andare a Drake Breath City, dove si può prendere la pietra focaio a letto, oppure cercherò di attraversare il monte Tempesta di Neve e arrivare a Snowsea City. Snowsea City, bel nome. Anche se non penso, perché poi qui c'è la Victory Road. Comunque sia, vedremo nel prossimo episodio. Io come sempre vi ricordo che in descrizione ci sono i link alla pagina Facebook, alla pagina Twitter. E se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. E come sempre ci vediamo nel prossimo video. Bye bye.